Buonasera a tutti, siamo in registrazione di una nuova puntata di incontro dell'Associazione Tradizionale Pietas. Buonasera Leonardo. Buonasera Giuseppe, eccoci qui per il nostro consueto appuntamento del giovedì. Questa volta un appuntamento un po' differente dal solito. Non ci occuperemo di discutere in particolare di un autore classico, di un rito, di un evento specifico, ma in realtà di qualche cosa che ci riguarda molto da vicino, cioè l'uscita del nuovo numero della rivista Pietas. Non è la prima volta che noi facciamo una presentazione approfittando dei nostri incontri del giovedì, ma quella di questa sera sicuramente si segnala per la sua particolarità. Infatti, come sa chi ci segue più attentamente, visto che da qualche giorno è già partito un battage sui social network e devo dire che un notevole interesse sta circondando questa iniziativa, il nuovo numero della rivista Pietas è in realtà un vero e proprio manuale per la pratica religiosa romana oggi. E siccome questo ha attirato, devo dire, l'attenzione non solo di chi è vicino all'associazione, all'ente religioso di Pietas, ma anche in una cerca più esterna, oggi coglieremo l'occasione per presentare il numero, ma anche per spiegarne, diciamo così, alcuni passaggi essenziali. Io non perderei ulteriore tempo perché vorrei affidare a te, proprio in prima battuta, un'illustrazione generale del numero. Che cosa il lettore troverà all'interno di questo numero di Pietas, di questo fascicolo? Certamente, ti ringrazio Leonardo per questa opportunità. Pietas, Comunità Gentile, è un ente che abbiamo fondato nel dicembre 2020, che si occupa proprio del ripristino della religione romana oggigiorno. Però chiaramente non è che uno si può alzare così la mattina e dice voglio rifondare la religione romana. Sì, per carità, lo può fare, nessuno glielo vieta, però chiaramente il nostro obiettivo è quello di fare un lavoro serio, ben fatto e concreto. Pertanto voi troverete una serie di capitoli, primo di tutto, di tutti, la continuità dal mondo antico ad oggi. Quindi un capitolo che va ad esplicare alcune notizie che già abbiamo accennato nel nostro sito tradizioneromana.org su quello che è il processo degli antichi sacerdoti che scappano in Italia, dopo i divieti da parte di Teodosio del 391, poi la maggior parte dei sacerdoti si riunirono intorno ai grandi intellettuali dell'epoca, e il centro intellettuale per eccellenza del paganesimo era Alessandria d'Egitto, mentre magari per il cristianesimo era Cartagine, dove abbiamo Agostino, grande scrittore e quant'altro. D'altra parte, noi su Alessandria d'Egitto abbiamo i grandi neoplatonici che difendono la tradizione pagana. E la scuola alessandrina, diciamo, è il punto chiave per la tutela della tradizione greco-romana nel mondo antico. Purtroppo, però, scoppiano disordini, scoppiano guerre civili e questi sacerdoti, uno in particolare, Olimpio, che aveva diretto la reazione, la rivolta pagana giù ad Alessandria, deve scappare in Italia. Sappiamo che si rifugia in Italia. Molto probabilmente a Napoli, che era il centro dove stava la più grande quantità di alessandrini in Italia. E lì, in effetti, poi si sviluppano una serie di filoni ermetici, esoterici, che si occupano di tradizione egizia, greca, romana, che poi, dopo l'avvio delle accademie neoplatoniche in giro per l'Italia, prima quella di Firenze, poi appunto ci sta Napoli, Roma, e quella di Napoli è quella che, diciamo, dà degli elementi in più rispetto alle altre accademie neoplatoniche, perché comincia a parlare di terapeutica antica, di tradizione egizia, in maniera molto più approfondita di quanto non abbiano fatto le altre accademie di Firenze e di Roma, che si fondavano sì sul corpus hermeticum, sì su alcune fonti letterarie, ma ancora all'epoca purtroppo non erano emersi tanti materiali che oggi abbiamo a disposizione. E lì su Napoli invece c'è molto più materiale, già in epoca neoclassica, già in epoca rinascimentale, veramente. Ecco, da lì, da quel filone, diciamo, poi emergono varie scuole che durano nel corso del tempo e che giungono fino a Pietas. Però Pietas, di che cosa si occupa? Sì, si è formata oltre 20 anni fa, parliamo oramai di 40 anni fa,
ha cominciato a formarsi all'interno di certi filoni come ambiente umano, quindi dell'ermetismo, del neoplatonismo italico. Poi nel 2000 comincia a nascere la prima comunità, nel 2005 nasce l'associazione, nel 2020 nasce l'ente religioso. Questo percorso è spiegato all'interno del fascicolo, perché è avvenuto, come è avvenuto, ed è spiegato qual è il legame tra il filone antico e il filone contemporaneo, quindi quali sono stati i vari passaggi. Chiaramente questo meriterà poi un ulteriore libro di approfondimento, perché i punti particolari sono tanti, sono degli elementi chiave che lasciano chiaramente intendere quale sia il filone della tradizione, come si è mosso in Italia e quali sono i suoi vari fiori, perché Pietas è sicuramente una fioritura del filone ermetico classico in Italia e quant'altro. Ma ci sono anche altre fioriture interessanti, per cui daremo in futuro anche ulteriori approfondimenti sul tema. A questo poi si aggiungano altri due elementi fondamentali, le fonti letterarie, che sono piene di rimandi e di richiami a riti, a cognizioni. Per esempio, noi conosciamo, grazie a Cicerone, tutte quelle che erano le leggi sacre della religione romana antica e vengono riportati in un apposito capitolo all'interno di questo fascicolo, anche perché noi nel ricostruire, nel riattivare la religione romana oggi, ci fondiamo su quelle leggi sacre, chiaramente adattate e adeguate all'epoca contemporanea, alla normativa vigente, no? È chiaro che la normativa vigente, per esempio, vieta il sacrificio animale, quindi noi ci adattiamo senza fare sacrifici animali. Ci limitiamo, come Apollonio di Tiana, alle offerte di incenso, di pane, di vino, di latte e quant'altro. Poi c'è il terzo filone, che è quello delle tradizioni popolari. Ricorderete, ne abbiamo già parlato, un vecchio numero della rivista Pietas, eccolo qui, che è l'orfismo nei Nebrodi. E quindi lo studio, per esempio, noi facciamo a tappeto a livello nazionale, di riti rimasti attivi e vivi in molti paesi italiani, riti nei quali noi possiamo verificare una continuità diretta con il mondo antico. Guardate, questo qui, per esempio, è un fascicolo interessantissimo, perché parla di riti che vengono svolti dopo la chiusura delle chiese in alcuni paesi siciliani, dove si allestiscono degli altari proprio all'antica dea madre, a Demetra. E quindi c'è una continuità di riti greci, orfici, ma questo al Cara Difusi è un esempio su tanti. E qui il lavoro di Pietas come associazione culturale, di fare uno studio a tappeto di tutte le tradizioni popolari sopravvissute in Italia e sulle continuità, perché chiaramente poi in tutti questi paesini ci sono sempre le persone che sono i continuatori tradizionali che ci spiegano come avvengono le investiture, come si passano tra di loro questi antichi riti. Poi, andandoli a confrontare con altri riti che possono essere in paesini dall'altra parte d'Italia, in Veneto o in Piemonte, trovi delle similitudini nelle continuità, nelle metodiche delle offerte, e per cui questo è il terzo, noi diciamo sono tre gli elementi con cui è arrivata ad oggi noi la tradizione, no? Il terzo elemento è questo, le tradizioni popolari. Il secondo, come vi dicevo, le fonti letterarie. Il primo è quello della continuità dei filoni sacerdotali antichi che convergono poi nell'ermetismo italico, nel neoplatonismo italico. Per cui a queste premesse fondamentali, e quindi è chiaro che non possiamo parlare di religione classica, se prima non studiamo le sopravvivenze e non ci agganciamo a queste con l'intento di continuarle, di riordinarle, di mettere in coerenza e in collaborazione tra di loro per creare un corpo omogeneo nella sua eterogeneità, fenomeno tipico di ogni paganesimo. Ecco, questo meccanismo, chiaramente, come noi lo sviluppiamo, è spiegato all'interno del volume. Per cui poi, dopo questa premessa fondamentale, dopo aver riportato quelle che sono le regole che gli antichi davano per l'approccio al rito, spieghiamo come avviene l'accesso al sacro, quindi quali sono i riti che ognuno può fare, spieghiamo quali sono le continuità dal mondo antico ad oggi di tanti rituali che noi svolgiamo ogni anno, senza sapere che stiamo facendo dei riti romani. Quando noi ci riuniamo
a Natale attorno al tavolo e si imbandisce la tavola di rosso e si banchetta, quello è un rito pagano che si faceva per la nascita del sole invitto. So che all'epoca lo si faceva per il sole invitto. Ora, in teoria, è stato sostituito al sole invitto il Cristo, ma il rito è sempre quello. L'albero di Natale è un rito che si faceva per il Natale del sole invitto, per il Natale dell'anno nuovo, che nasceva anche l'anno nuovo col 1 gennaio, col 1 marzo nasceva l'anno sacro, col 1 gennaio l'anno civile. E le fonti antiche che cosa ci dicono? Ci raccontano, prendete per esempio i Saturnali di Macrobio e altro ancora, ci raccontano di questi romani che l'8 di dicembre andavano al Tevere, venivano scese delle chiatte con degli alberi sempreverdi tagliati a monte e portati giù a valle, venivano messi nei crocicchi, addobbati con gli oscilla che erano delle sfere di dei cerchi, dei dischi di terracotta che al vento oscillavano, per questo si chiamavano oscilla, con i nastri, e come facciamo ancora noi oggi, no? Poi dei dolcetti che smontavano alla festa dei Lari Compitali, il 4 o il 5 di gennaio, cominciavano a smontare questi dolcetti e li mangiavano i bambini. Per cui le tradizioni, noi ancora oggi che facciamo l'albero l'8 dicembre e lo smontiamo il 6 gennaio e mangiamo i dolci con la Befana. È lo stesso rito degli antichi. Allora, innanzitutto, ciò che noi vogliamo fare, e per questo c'è un capitolo dedicato proprio al calendario, far prendere consapevolezza e coscienza al lettore di quali gesti lui fa e comprendere che sono dei riti romani e capire perché si facevano. Perché l'8 gennaio si faceva l'albero di Natale a Roma? Perché poi si smette di farlo? 391 fa Teodosio un decreto che condanna a morte chiunque voglia continuare ad onorare i Lari, gli antenati, gli dèi e chiunque osi addobbare degli alberi. Quindi poi noi dovremmo recuperare dall'esterno dell'impero, dal nord Europa, questa tradizione dell'albero che era stata vietata e nel Medioevo era venuta meno. Poi piano piano è riscesa, è ritornata, magari in qualche paesino l'avevano mantenuta comunque. E il rito di fare l'albero, in quanto l'albero sempreverde è il tramite di energie solari, energie di floridezza, di prosperità per il buon augurio dell'anno nuovo, pensate che questo rito è talmente efficace che la Chiesa, che vietava di onorare, venerare gli alberi, gli spiriti, che cosa fa ogni anno? Si fa l'albero di Natale. Cioè, fa un rito romano nostro. Lo fanno in Vaticano. Quindi il rito antico è talmente efficace e potente che gli stessi papi cristiani a un certo momento si sono resi conto che non se ne poteva fare a meno e quando hanno potuto lo hanno recuperato e riattivato. Ecco, noi facciamo la stessa cosa, con la differenza che mentre nel cristianesimo tanti gesti non si poteva dire che erano pagani perché sennò c'erano le persecuzioni. Noi, oggigiorno, nello stato di diritto e di libertà di culto nel quale ci troviamo, ci siamo permessi di scrivere un manuale dove andiamo a specificare e spiegare il perché di tanti riti che noi ancora oggi pratichiamo. Poi si spiega quali sono i tre elementi fondamentali del sacro nella propria dimora. Ricordate che Cicerone, pro domo sua, spiega: non c'è luogo più sacro per un uomo della sua casa. Ma attenzione, vale quando lo scrive Cicerone, perché all'epoca di Cicerone in casa si teneva il fuoco sacro che era stato acceso il 1 marzo al Tempio di Vesta e portato in ogni casa, che andavano le madri di famiglia, le matrone, con delle torce, accendevano dal fuoco sacro del Tempio di Vesta la torcia, portavano a casa e accendevano il fuoco. E il focolare domestico era sempre il fuoco sacro di Roma e la famiglia si riuniva e sviluppava attorno a questo fuoco sacro. Poi c'era la mensa, altro luogo di contatto con il sacro, infatti la maggior parte dei riti erano banchetti domestici. Rimane l'uso nel cristianesimo, la preghierina prima di mangiare, no? I romani che facevano offerta all'aria ad antenati prima di mangiare, quindi l'utilizzo rituale è sempre quello, no? Ed è un utilizzo che noi in qualsiasi momento possiamo fare. Quindi anche questi piccoli riti sono spiegati all'interno del fascicolo.
Bene, grazie Giuseppe, perché questo tuo primo sguardo ci offre già moltissimi elementi. Io vorrei però battere su un punto, perché quando noi parliamo di avvio alla pratica religiosa, stiamo in realtà dicendo che i lettori del prossimo numero di Pietas ritroveranno all'interno del manuale anche dei riti da svolgere o poter svolgere. Allora, io ti chiedo due cose. La prima è di che riti si tratta. E la seconda cosa è, ti porto una obiezione che potrebbe essere fatta, cioè se mettere in mano dei riti a chi magari non ha particolari infarinature, con la tradizione romana in generale, come con il sacro, non possa essere invece un rischio. Beh, allora, il tipo di riti nel mondo antico si divideva in base alla condizione dell'individuo. Per cui c'erano i non iniziati, che erano gli ingenui, i servi, uomini liberi che ancora non erano cittadini, avevano una tipologia di riti che potevano svolgere, che era studiata per la loro condizione, per il loro stato d'essere all'interno della società. Poi, per esempio, per i cittadini c'era l'iniziazione civica, per cui i riti cambiavano ed erano più complessi. Poi ancora chi veniva addentrato, ad esempio, ad un collegio, che so, un augure faceva dei riti in più e differenti rispetto ad un normale cittadino, no? Logica come minimo, no? E così ancora poi anche i vari sacerdozi che una persona poteva andare ad acquisire durante il cursus honorum erano dei sacerdozi durante i quali l'individuo veniva formato dal collegio dei pontefici a svolgere quel sacerdozio. Per avere questa formazione doveva dimostrare di averne la dignità, altrimenti il suo cursus honorum, sia in ambito religioso che politico e amministrativo, si fermava. Ecco, quando c'era la dignità invece si poteva andare avanti, diventare persino consoli, dittatori e quant'altro. Lì sta chiaramente il riferimento che riportiamo all'epoca contemporanea. Per cui, parlando di manuale religioso, noi parliamo di quei riti che chiunque può fare, che nell'antica Roma poteva fare anche un cittadino un uomo libero ancora non cittadino, quindi ancora non iniziato, però aveva il sentore di fare dei riti religiosi e li poteva fare, quel tipo di riti religiosi. O, ad esempio, un servo poteva anche fare delle offerte, nonostante fosse in una condizione neppure di uomo libero. E quelle offerte dove lui poteva anche pregare per il raggiungimento della sua libertà. Ricordiamoci che comunque il meccanismo romano è un meccanismo di trasformazione dello stato d'essere dell'individuo. Quindi il servo che diventa uomo libero, il liberto. Liberto che poi diventa, oltre che cittadino, può diventare anche un cavaliere. Il cavaliere che può diventare senatore, il senatore che può diventare imperatore. Noi abbiamo l'esempio di Massimino il Trace, un uomo che era al servizio dell'impero nell'esercito, era uno straniero, dopo il servizio nell'esercito acquisisce la cittadinanza, dopo la cittadinanza quindi diventa uomo libero, da lì acquisisce poi la condizione di cavaliere, da cavaliere poi senatore, da senatore imperatore. Quindi si è fatto tutto il cursus honorum nella sua condizione di trasformazione di individuo, di trasformazione dello stato d'essere della persona. Chiaramente i riti che noi andiamo a proporre sono dei riti sicurissimi, cioè non sono dei riti che potete trovare su un manuale di magia nera e dici mamma mia, mo faccio questa cosa che mi succede. No, potete stare serenissimi. Sono dei riti molto semplici che si fondano su quello che è il saluto alla divinità, su come si fa l'offerta, l'incenso, i fiori, l'acqua, il pane, il vino, sul perché si fanno, perché chiaramente diamo le spiegazioni. E oltretutto sono dei riti che ancora oggi, molti di questi, vengono svolti in tutto il mondo, seppur in maniera inconsapevole. Cioè, l'atto di fare l'albero l'8 dicembre è un rito, è un rito. Semplicemente cosa cambia? Il sapere perché lo si fa dal non saperlo. Questo chiaramente è fondamentale, la consapevolezza, la presa di coscienza. Lo si fa qui dentro lo spieghiamo, perché arriva l'inverno, per l'uomo antico l'inverno era un momento difficile, era un momento in cui bisognava conservare le provviste, altrimenti si rischiava la fame, rischiava di morire la famiglia, dove si sarebbe preso il cibo. E allora si pregavano questi sempreverde di portare questo benessere. E poi perché si faceva l'8 dicembre?
che era la festa del Dio Tevere, poi era la festa della Vergine Gaia Fufezia, che aveva, era una vestale che aveva donato questo terreno al popolo romano affinché si potesse fare ogni anno in questo luogo questa raccolta di questi alberi sempreverdi e la distribuzione a tutta la popolazione. Per cui poi sopra la chiesa ci costruisce la festa dell'Immacolata, la Vergine, per sostituirla a Gaia Fufezia, e ci mette la festa dell'albero di Natale senza spiegare perché si fa, rimane l'uso, ma non spiega il perché. Chiaramente non poteva dire no, perché sapete, questo è un rito pagano, siccome funziona lo dobbiamo mantenere, no? Invece noi lo spieghiamo tutti i vari dettagli, per cui il manuale ha proprio questa finalità. E i riti sono riti sereni, nel senso, noi non prendiamo, che so, i riti per gli iniziati che possiamo trovare nei fascicoli degli neofici, che venivano fatti dagli iniziati all'orfismo, e giustamente la domanda è: ma se uno non è iniziato all'orfismo, fare l'inno orfico può comportare una controindicazione? E lì uno può avere il dubbio. Qui si tratta di semplici preghiere, semplici formule, riportate anche da fonti antiche, che già come vengono presentate dagli antichi, sono formule che persino i servi potevano fare per conto del padrone o per conto proprio. Quindi parliamo di formule semplicissime e poi parliamo di gesti che, nonostante l'affermazione del cristianesimo, quindi questi 1600 anni e oltre di cristianesimo imposto dal 390 in poi, nonostante ciò, sono preservati e ancora oggi li facciamo. L'uovo a Pasqua. L'uovo a Pasqua è un rito romano, sono le offerte a Venere per le Idi di aprile, no? Ecco. E per cui noi spieghiamo queste caratteristiche, spieghiamo questi rituali domestici, perché si fanno, dopodiché spieghiamo che noi abbiamo anche costruito i templi, perché secondo il rito antico, per poter accedere alle iniziazioni c'è bisogno dei templi, c'è bisogno del pellegrinaggio al tempio, e quindi noi abbiamo formato i nostri ultimi 20 anni un'adeguata classe sacerdotale, abbiamo costruito i templi per dare a tutti l'opportunità di giungere al tempio, ricevere l'iniziazione e quindi poter avere tutta la formazione necessaria ad una forma di pratica domestica ancora più profonda rispetto a quella che trovate sul manuale. Però come si accede? Ecco, anche questo è spiegato all'interno del manuale. Per cui dei riti semplicissimi, sicuri, che assolutamente non hanno alcuna controindicazione, ma solamente risultati fausti e felici e positivi, di prosperità, di benessere, di armonia domestica e quant'altro. Per cui è un fascicolo che noi abbiamo studiato in un momento storico in cui notiamo che la gente si tibonda del rito e è vogliosa di intraprendere un percorso spirituale serio e importante. Come dicevamo, la spiritualità però comporta una consapevolezza. E come si acquisisce questa consapevolezza? Gradualmente imparando piccoli riti per poi arrivare fino all'iniziazione e imparare nuovi riti. Questi piccoli riti preliminari sono tutti insegnati all'interno di questo fascicolo. Allora, come è chiaro, Giuseppe, da ciò che hai detto, ma era d'altronde anche ovvio, diciamo che il manuale porta l'individuo, la persona che lo legge, se ne interessa, naturalmente fino a un certo punto. Oltre quel punto, poi naturalmente c'è pietas, pietas inteso come ente religioso, pietas con i suoi templi. Noi, io vorrei ricordare chi ci ascolta, qualche settimana fa, ormai ne è passato un bel po', ma si può facilmente recuperare sia sulla pagina Facebook dell'associazione che sul canale Maestro su YouTube. Abbiamo concentrato un'intera puntata su Pietas, spiegandone tutti gli aspetti, cos'è l'associazione culturale, cos'è, come funziona l'ente religioso, quali e quanti templi sono stati costruiti e come. C'è una dissertazione molto lunga su questo, però ecco, diciamo, anche in questa sede io vorrei che tu ci dessi qualche elemento in più su come è organizzato l'ente religioso, cioè su ciò che c'è e aspetta la persona interessata, oltre questa prima infarinatura che, diciamo, il manuale fornisce. Certamente, che poi, tra parentesi, all'interno del manuale, parlando della nostra storia e parlando della fondazione dell'ente, abbiamo anche condiviso quello che è lo statuto di quest'ente, dove si spiegano i diversi gradi, quindi la persona che incomincia a praticare
per il suo sentore religioso, perché sente di volersi accostare alla religione classica, perché la sente sua, perché sente di voler onorare i suoi antenati, gli spiriti domestici, le divinità, e quindi c'è questo primo grado di approccio religioso che chiunque può interpretare. Scusate. Poi successivamente abbiamo degli ulteriori gradi. C'è il grado degli iniziati, c'è il grado dei gentili anziani, c'è il grado dei sacerdoti minori. Poi dopo abbiamo il senato spirituale, che è composto dai sacerdoti più evoluti, che a loro volta si suddividono in sacerdoti, sacerdoti novizi, sacerdoti e sacerdoti anziani, in questi tre gradi, e poi abbiamo una serie di collegi interni. Anche tutto questo è spiegato all'interno del fascicolo, perché chiaramente necessita avere un collegio augurale, perché la legge sacra romana spiega che prima di fare determinate scelte importanti necessita trarre gli auspici. Quindi noi, prima di fondare il nostro ente religioso, abbiamo tratto gli auspici. Prima di fondare un qualsiasi tempio vengono tutti gli auspici e serve un collegio augurale, se no come si fa? I riti devono essere costruiti secondo scienza sacra e quindi necessita fare un collegio pontificale. Per cui noi abbiamo passato praticamente i nostri ultimi 40 anni, dall'81 in poi, a formarci per cercare di avere dei pontefici. Nei primi anni del 2000 emergono le prime persone con delle qualità che vengono riconosciute pontificali anche da altri maestri di ermetismo, di neoplatonismo qui in Italia, e quindi si comincia a lavorare per costruire il rito. Il rito sono 20 anni che noi facciamo questi riti, abbiamo solo ed esclusivamente avuto risultati positivi, fausti, benigni, e siccome è molto bello il risultato che si ottiene da questa attività rituale, perché c'è anche una presa di coscienza, la persona migliora, diventa più matura, diventa più seria, gli eventi intorno a lui diventano più morbidi, più facili. E tutto questo è bellissimo. Perché non condividerlo con il mondo? Perché non dare a chi vuole o chi cerca una via del genere la possibilità di poter approcciare? E tante persone sono come bandiere al vento che vanno da una setta all'altra, prima gli gnostici, poi i mistici di qui, poi i mistici cristiani. Girano, 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 poverini che non trovano il loro punto di riferimento. Alcuni lo trovano, no? Alla fine vedi quello che entra nei sufi islamici, si sente realizzato, ben venga, no? Ognuno deve trovare la sua via. Tante persone trovano la loro via nella tradizione greco-romana ed è giusto dargli questo punto di riferimento, però per darglielo serve lo strumento, lavorare per la consapevolezza, quindi come dicevo, dei collegi di sacerdoti evoluti, formati secondo i dettami tradizionali, ecco perché l'importanza di cercare. Noi dal 1961 al 1981, per 20 anni, abbiamo studiato tutti i filoni tradizionali in Italia, per capire quali fossero più o meno validi e quali più o meno adatti alle nostre intenzioni. Quindi trovati i filoni validi, adatti alle nostre intenzioni. Poi esistevano anche altri filoni validi, però chiaramente un valido filone di oggi non è adatto, alla formazione di sacerdoti classici, concorderai con me, no? Quindi sono stati 20 anni di studio che hanno fatto mio padre e la sua generazione alla ricerca dei filoni adatti. Quindi da lì poi, dall'81 al 2000, c'è stata tutta questa seconda fase di formazione, di imparare da persone che erano maestri di tradizione classica e quindi poter giungere alla costruzione, dicevamo, del collegio sacerdotale. Poi a un certo momento emerge la necessità di costruire templi, cominciamo a costruire templi, ne abbiamo risultati positivi, prodigi faustissimi, ai quali hanno assistito anche sacerdoti di altre religioni venuti fin qui. Sono venuti bramini dall'India al Tempio di Giove. Hanno avuto dei segni così palesi da Giove che si sono poi ripresentati da me con tanto di vino, pane, altre robe. Puoi fare tu per conto mio riti di offerte a Giove, che lo voglio ringraziare di essersi manifestato a me. Ecco, nel momento in cui il tempio ospita la divinità,
e anche i sacerdoti stranieri che vengono al tempio riconoscono che lì c'è una divinità e la vogliono onorare e ringraziare e riconoscono la validità del nostro operato, io penso che lì proprio si è giunti ad un raggiungimento bellissimo. Finalmente la tradizione attiva, riattivata, riconosciuta dalle religioni tradizionali, quindi parliamo di induismo, parliamo dei gruppi greci, parliamo dei lituani, dei letti, riconosciuta dalle religioni tradizionali come valida. E a questo punto non rimane che far altro che dare a chiunque lo voglia la possibilità di accedere. Ecco lo scopo dei templi, del filone sacerdotale, che serve per aiutare a formare, a seguire le persone. Ecco lo scopo di un manuale di pratica religiosa romana oggi. Questo mi sembra un punto particolarmente importante. Io sono perfettamente d'accordo con te quando dici che in quest'epoca esiste un fermento, una sensibilità molto sviluppate verso questi filoni e verso questi temi. È altrettanto vero, però, che diciamo, se da una parte i nuovi mezzi di comunicazione permettono di poter raggiungere un grande pubblico, è anche altrettanto vero che consentono, come dire, un moltiplicarsi dell'offerta anche un po' indisciplinato, mettiamola così, nel senso che viene sottoposto a molti, tante volte vengono sottoposte vie, strade particolari che non hanno alle spalle né storia e nemmeno rigore, che credo sia sempre la bussola principale per potersi orientare. Da questo punto di vista, credo che un manuale come quello che stiamo presentando oggi, invece, metta i puntini sulle i e serva, diciamo, anche a mettere un punto fermo in un mondo come, diciamo, quello attuale, dove c'è moltissimo rumore anche intorno a questi temi. È anche vero, Leonardo, come dicono molti occidentali, riportando alcuni detti orientali, quando il discepolo è pronto, il maestro arriva. Quindi chiaramente ognuno trova ciò che è adeguato alla sua condizione. Quindi sì, c'è internet, come dici tu, c'è tanta offerta. Ecco, ci sono tante cose che magari uno può pensare, ma questa roba com'è? Valida, non è valida? La si può pure criticare, però in quel momento per una persona possono essere utili per la sua esperienza, per la sua crescita. Tante persone giungono nel nostro ente dopo aver passato esperienze in altre comunità che sono state per loro formative, preparative magari ad un percorso poi in pietas, perché era così il destino, perché l'ha deciso il loro genio. Tutto ciò che esiste, noi sai, abbiamo questa visione che il mondo è perfetto. Tutto ciò che esiste ha una funzione. Qual è, il compito dell'uomo, presa coscienza di ciò? Armonizzare il tutto. Tutto va armonizzato e ogni cosa va messa, va collocata in quello che deve essere il suo posto affinché possa svolgere al meglio la sua funzione. Quindi, oggigiorno esiste finalmente un ente per la religione classica. Abbiamo avuto adesione da gruppi russi, di tutto, veramente di tutto il mondo, anche gruppi dalla Russia che ci hanno scritto, dalla Siberia, dicendo: noi ci siamo sempre occupati da 20 anni di tradizione romana, abbiamo saputo di voi, vogliamo aderire. Come si fa? E quindi è nata poi la collaborazione e tutti questi gruppi che stanno aderendo all'ente, mano a mano, cosa formano? Degli ordini interni che si collaborano con noi, operano con noi. E si formano insieme a noi, quindi seguono insieme a noi poi un percorso bellissimo dove hanno delle esperienze dalle quali hanno dei risultati concreti, comprendono la validità della pietas e l'importanza della riattivazione del culto classico oggigiorno e quindi poi praticano felici pure, cioè sono soddisfatti di averci trovati e di aver aderito. E questo è un altro risultato stupendo che sta in questo momento storico raccogliendo la pietas. Bene, a questo punto della nostra chiacchierata credo che sia chiaro per lo spettatore che cosa il manuale contiene al suo interno. Abbiamo parlato della continuità storica, quindi la spiegazione di ciò che, come dire, attraverso i secoli continua a mantenersi vivo, fino poi alla spiegazione di ciò che era l'approccio al sacro romano e delle leggi fondamentali. Poi naturalmente c'è la parte che riguarda l'ente religioso pietas con lo statuto e la costruzione dei templi. Infine,
ciò che serve per comprendere l'avvio alla pratica religiosa con dei veri e propri riti molto sicuri, come spiegava Giuseppe, contenuti all'interno, fino poi al calendario che definisce i vari passaggi all'interno del mese. A fronte di tutto questo, Giuseppe, a me non resta che chiederti dove è possibile acquistare il fascicolo. Allora, il fascicolo, come acquistarlo? Allora, generalmente chi aderisce all'ente Pietas Comunità Gentile, l'adesione è gratuita, si fa dal sito www.tradizioneromana.org e da lì potete entrare o nel sito dell'associazione culturale o in quello dell'ente. Entrando nel sito dell'ente c'è la pagina adesioni, cliccate, compilate un modulo e vi viene immediatamente inviato il tempo della risposta. La nostra segreteria purtroppo risponde da 5 a 10 giorni perché siamo sobbarcati di stracarichi di richieste di adesione, quindi ci dovete perdonare se siamo un po' lenti. Abbiamo solamente 7 persone che lavorano nella segreteria pontificale della Pietas, però stiamo facendo tutto il possibile per registrare i soci e rispondere a tutte le esigenze. Ci mettiamo un po' di tempo, non siamo Facebook, non siamo Google, siamo una piccola realtà in confronto a questi grandi colossi. Oltretutto commerciali del pianeta, noi non siamo una realtà commerciale. Nel giro di una settimana massimo, 10 giorni, non oltre, noi rispondiamo e oltre, diciamo, alle comunicazioni inerenti all'adesione alla comunità gentile, inviamo un PDF gratuito, come è gratuita l'adesione, con il fascicolo che vedete in formato PDF. Poi molte persone invece entrando nel sito dell'associazione culturale Pietas, sempre la tradizioneromana.org, preferiscono fare l'iscrizione all'associazione culturale con l'adesione alla rivista Pietas, fanno l'abbonamento e chiaramente gli arriva anche a loro per posta. E ancora è possibile a chi fa una qualsiasi donazione sul conto corrente dell'ente religioso che trovate in calce al sito tradizioneromana.org, che sia una donazione di 1 euro, di 100 euro, non lo so, quello che ognuno fa, gli viene spedito poi in omaggio il fascicolo. E ancora è possibile scrivere a info@tradizioneromana.org per ordinare una o più copie. Il costo di ogni copia è di 15 euro, incluse spedizioni. Poi stiamo facendo una serie di relazioni, collaborazioni, vuoi con librerie, vuoi con gruppi di artisti, per esempio c'è la pagina Exempla Romanorum che trovate su Facebook, che produce dei larari e le persone che per loro necessità religiosa ordinano un larario ricevono in omaggio anche un fascicolo sulla religione romana oggi, quindi insieme al larario gli arriva questo manuale. Per cui noi stiamo facendo il possibile per diffonderlo a chi ne ha bisogno, a chi sente la necessità di avere un fascicolo di pratica religiosa romana nel 2774 dalla fondazione dell'UPI. Oltre questo, insomma, ci saranno poi delle librerie nelle più importanti città d'Italia dove cercheremo di rendere il libro disponibile, da Bari a Roma, a Milano e via dicendo. Bene, grazie Giuseppe. Ovviamente noi manterremo informato il pubblico su tutte le novità che proprio in questo senso si dovessero sviluppare nei prossimi giorni. Come ovvio, la puntata di questa sera non ha consigli per la lettura, se non naturalmente il manuale per la pratica religiosa romana oggi che abbiamo fin qui illustrato. A me a questo punto non resta che darvi appuntamento a giovedì prossimo, non prima di avervi nuovamente invitato ad acquistare e leggere il manuale per poter approfondire tutti i temi che sono stati trattati questa sera. Come sempre, Giuseppe, grazie e a tutti voi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie Leonardo, buonasera a tutti, ad maiora semper.